Serbuglio, oggi Casale ha raccolto il primo punto con una buona prestazione equilibrata qui a Boccosesia. Sì, abbiamo continuato la prestazione di mercoledì contro il Gozzano. Sapevamo che trovavamo una squadra di giovani, di entusiasmo per la classifica anche, e perché qui insomma è sempre un campo difficile. Devo solamente, c'è un rammarico sul calcio di rigore e sulla traversa, chiaramente prima di una situazione di loro che io non ho visto chiaramente, però penso che questi due episodi siano chiaramente sfavorevoli, ma lì l'assistente poteva anche aiutare l'arbitro, quindi però una grande prestazione dei miei ragazzi, sono contento, abbiamo finalmente tolto lo zero della classifica, abbiamo dimostrato ancora una volta che questo è un gruppo importante e di grande valore, come la società, come lo staff, come sono i nostri tifosi che anche oggi sono venuti a seguirci. Un punto sicuramente utile anche per il morale, per ripartire da qua. Esatto, grandissima, grandissima domanda, perché in questo lavoro il morale è una cosa essenziale, senza di quello si fa fatica anche a fare due passaggi, si fa fatica anche a proporre un'azione da gol, e penso che oggi siamo stati bravi perché i migliori giocatori del Borgosesia insomma li abbiamo un po' limitati. Mister, un inizio così è sempre un problema dal punto di vista del risultato. Come però in ottica stagione hai visto crescere questo gruppo in questo periodo, appunto in questo primo mese di calcio giocato, che non ha portato grossissimi punti, ecco, sia sul piano morale, tecnico? Il mio direttore dice di non trovare alibi, però voi se fate dei passi indietro voi capite quante cose noi abbiamo dovuto subire, quindi non si poteva pretendere una partenza con tre punti, non è, cioè qui siamo esseri umani, quindi noi l'inizio nostro è stato veramente travolgente, in negativo, quindi adesso ci stiamo riprendendo sempre con lavoro, con l'applicazione, con i ragazzi chiaramente che stanno lavorando da squadra, quindi come avete visto oggi hanno lottato tutti, e questo è un segnale fortissimo, il campionato è lunghissimo. Io poi ho sentito un risultato che insomma il Legnano non lo so se 5-2 stava perdendo, insomma come vedete, cioè, non è semplice per nessuno, poi continua interruzione di partite, il Varese so che non sta giocando ancora, quindi non possiamo, se mi fate una domanda, questo campionato chi lo vince? Io cioè, una risposta che io non darò mai più, cioè da qui alla fine non si può dire più come va a finire, chi retrocede, chi si salva, come facciamo a dirlo? Abbiamo tolto lo zero dalla classifica, ma non quello dei gol fatti, anche se oggi ci siamo andati vicino. Chiude il mercato in settimana, qualcosa da chiedere? No, almeno queste domande le farò al direttore. Io, come avete visto, ho messo tutti gli attaccanti anche alla fine, cercavo di portare a casa sta vittoria senza stare a pensare a salvare o pareggiare. Noi abbiamo una mentalità offensiva, quindi il fatto di Franchini, di Fiore e Coccolo, questo vuol dire che noi volevamo portare a casa. Poi se in questo momento non si segna, sarò rigore, non ce l'hanno dato, domenica noi ce l'hanno dato subito senza fare tante storie. E quindi il palo è un momento così, ma ci usciremo alla grande. Poi il mercato e lì il direttore fa una domanda. Io ho fiducia nella società, ho fiducia nei ragazzi, nei tifosi, in tutti, quindi basta stare calmi, aver pazienza, che il Casale tornerà dove deve essere, ma ci vuole un po' di calma, un po' di pazienza.